Allora Vittorio, prima stagione con Audi Sport Italia, prima volta su un Audi, cosa ne pensi di questa avventura? Allora, sicuramente sono trovato molto bene con il team, i ragazzi sono molto professionali, molto bravi, è stata una bella esperienza. L'anno è stato un po' sfortunato, con degli alti e bassi, però alla fine dobbiamo raccogliere quanto di buono abbiamo ottenuto e guardare avanti, insomma, per il futuro, per cercare di fare qualcosa, diciamo, nel prossimo futuro. Sì, ho visto, seguendo le poche gare che ho seguito, in alcune gare ho visto delle tue prestazioni veramente al top e dall'esterno mi sono reso conto che probabilmente il balance non era così dalla nostra parte, perché almeno mi dava l'idea che nelle piste più guidate l'aerodinamica dell'R8 fosse veramente all'altezza degli avversari, se non superiore, però dove serviva velocità, accelerazione, probabilmente eravate un pochino più in difficoltà. Esatto, ci sono stati buoni momenti, buone piste in cui andavamo molto forte, ma dall'inizio, dalle prove libere, e tenevamo un buon passo per tutto il weekend, il fine settimana. E altre piste in cui ci siamo trovati, diciamo, indietro con i tempi e tutto, e quindi sempre inseguendo. Comunque, sicuramente anche per molti, sfortuna, alcune volte, degli errori, non abbiamo ottenuto quello che potevamo ottenere perché il potenziale c'era, quasi tutte le gare eravamo tra i primi 3, tra i primi 5, insomma, però molte gare abbiamo fatto molti zeri, molte penalità, quindi sicuramente non abbiamo ottenuto quello che potevamo ottenere, però alla fine soddisfatti. E sicuramente sempre dall'esterno Monza, probabilmente la gara che vi ha lasciato più rammarico, perché erano due vittorie certe e buttate via veramente per una sfortuna incredibile. Esatto, in gara 1 una foratura al pneumatico, in gara 2 una penalità di 3 secondi e mezzo per aver anticipato un secondo il tempo del pit stop, però alla fine le gare sono così, si sa, bisogna solo, diciamo, fare esperienza, fare frutto, diciamo, delle cose che sono successe positive e guardare avanti.